Il Soverato ha ragione della Sepp Sigel Marsala per 3-0, 28-26, 25-16, 25-22. Permettetemi di dire che l'unico modo per avvicinarmi a titoli italiani, medaglie olimpiche e quant'altro è poter intervistare coach Marco Bracci, un mito della pallavolo degli anni 90. Coach, bella partita, complimenti per la sua squadra, 9 punti in classifica, ma non si sono visti nel gioco che avete espresso. No, direi che i 9 punti sono frutto di una serie di prestazioni non brillanti come quella di questa sera, dove abbiamo avuto alcune occasioni che andavano sfruttate meglio, soprattutto nel primo set. Abbiamo rimontato 4 punti, eravamo sotto, abbiamo rimontato e poi nel momento decisivo non siamo riusciti a chiudere il set. Lì sicuramente ci ha un pochino tagliato le gambe per il set seguente, il morale non era dei migliori. Però le ragazze poi sono rientrate in partita, il terzo set l'abbiamo giocato bene, punto a punto, e quindi questo è stato il nostro campionato altalenante fino ad oggi. Però insomma in alcuni momenti il pubblico, non moltissime persone, ma è mercoledì, ha applaudito perché avete giocato dando spettacolo a scena aperta, dall'una e dall'altra parte. Cosa invidia al Soverato? I punti in classifica. E poi noi abbiamo visto che Giulia Orlandi è entrata successivamente, anche se la Ghibaudo ugualmente ha giocato bene, quindi c'era una ragione tattica. Sì, ci voleva una palleggiatrice che riuscisse ad avere un attimino più di precisione sulle alzate, sui primi tempi, ma la Orlandi deve migliorare molto di più quando la palla è staccata da rete e arrivare molto meglio sotto al pallone per poter mettere la palla un pochino più vicina per gli attaccanti. E la Ghibaudo deve migliorare anche lei, altresì deve migliorare sugli aspetti della precisione sui primi tempi, sulle palle super. Spesso dopo le difese che alzino i palleggiatori o che alzino altri atleti in mezzo al campo, non abbiamo la palla abbastanza comoda per poter attaccare anche col muro scontato. E allora noi nel ringraziare coach Bracci gli chiediamo: quanto è bella la pallavolo? La pallavolo è bellissima e se ogni tanto si vincesse una partita sarebbe ancora più bella. Grazie. Prego, arrivederci. Ed eccoci ora con coach Chiappini. Coach Chiappini, lei ci mette il cuore, il lavoro e nonostante la sconfitta di Perugia, che per chi non ha visto la partita ha fatto male, oggi è una bella prestazione. Sì, sono soddisfatto del risultato, sono soddisfatto anche del gioco in verità, perché forse abbiamo fatto un po' troppi errori in attacco, però è stata una settimana un po' complicata, 3-4 giorni un po' complicati perché le scorie mentali di Perugia si sono sentite in allenamento, poi con due centrali non è facile lavorare, quindi però insomma, abbiamo trovato le soluzioni giuste, quindi sono soddisfatto. Insomma, Soverato veleggia, a questo punto i play-off incominciano a diventare, non dico un obiettivo, ma qualcosa che si vede. Guarda, noi ragioniamo partita dopo partita, come al solito, e vediamo quello che viene fuori. Sicuramente abbiamo ripreso un po' di ritmo con l'opposto e con Courtney e ci voleva in attacco, perché insomma alcune situazioni dell'attacco c'erano un po' mancate. Posso tranquillamente dire che la partita di Perugia è stato il classico passo falso che tutte le squadre fanno una volta nella stagione, quindi amen. È piaciuta la ricezione oggi. Ma abbiamo lavorato bene, devo dire, in tutti i fondamentali, perché abbiamo murato bene, abbiamo difeso molto bene, devo dire, e abbiamo fatto una buona gara, io sono soddisfatto. Dobbiamo lavorare sulla gestione dell'errore, ma insomma 3 punti servivano, serviva anche vincere 3-0, era importante e l'abbiamo fatto, quindi secondo me adesso mentalmente siamo in carreggiata. E spugniamo Roma? Ci proviamo. In bocca al lupo. Crepi, grazie mille. Grazie alla disponibilità della giocatrice del Marsala abbiamo anche la possibilità di capire se in telecronaca abbiamo detto bene Katarina Bulovic, sì. Complimenti perché in alcuni momenti ha tenuto in piedi la squadra quando si barcollava. Grazie per i complimenti, è una situazione difficile, siamo in un momento complicato dove a tratti esprimiamo il nostro gioco, ma in molte situazioni sembra proprio che non ci conosciamo, che non ci alleniamo insieme. Quindi ci stiamo provando ad uscirne, ma ci sono ancora molte cose che non stanno funzionando. Però per chi vi ha visto dalla tribuna e dagli spalti, avete giocato ad alto livello per sprazzi di partita. Quindi la squadra c'è, la voglia c'è e la Bulovic pure.
Sì, ma perché penso che su molti fondamentali siamo convinti che le cose le sappiamo fare. Bisogna solo capire perché poi in partita queste cose non vengono, non riusciamo a esprimere il nostro gioco con continuità più che altro, perché succede, però nei momenti importanti poi non succede, quindi è quello il problema, diciamo. E allora in bocca al lupo, anche perché Marsala è una squadra del sud e noi un po' per le squadre del sud tifiamo. In bocca al lupo e complimenti. Crepi, complimenti a voi. E noi l'avevamo vista nel riscaldamento, aveva gli occhi che sfavillavano più del solito, Linda Giugovac, e ha fatto delle cose che veramente eccezionali, ma un po' tutta la squadra oggi ha giocato bene. Sono molto molto contenta che abbiamo reagito dopo la partita di domenica scorsa, che insomma è da dimenticare purtroppo, e invece oggi siamo entrate tutte in campo, tutte assieme, ed è stata una bella prestazione per questo, perché non era una partita facile, loro comunque sono delle brave avversarie. Ma sono molto molto soddisfatta della mia squadra, perché tutte assieme siamo riuscite a giocare una buona palla a volo. Soprattutto in ricezione, un attimo, c'è anche Rose Courtney-Shawn, ma parla italiano? Poco, molto poco. Però ha salutato. Sì, ha salutato, è molto simpatica. Dicevamo la ricezione, forse è stato uno dei punti di forza. Sì, oggi abbiamo ricevuto molto molto bene tutte e tre, devo dire. Siamo soddisfatte, loro comunque hanno battuto bene, hanno abbastanza tirato, sono anche contenta dei nostri attacchi, alla fine tranne il mio magari, però è andata bene. E c'è Federica Ferrario che dice che intervistiamo quando si perde, e possiamo dire che oggi è stata eccezionale anche lei. Oggi è stata eccezionale sia in difesa che in ricezione, ha fatto cose veramente pazzesche. Speriamo continui così. E allora grazie per l'impegno, per lo spirito che ci mettete e per la voglia. Grazie mille, grazie a voi, grazie a tutti. Ci vediamo alla prossima partita.